Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Manu, amici miei, oggi siamo qui tornati sulla serie di Shadow of the Tomb Raider. Siamo qui con il 14° episodio. Nello scorso episodio abbiamo affrontato un botto di nemici, ma siamo arrivati al punto di una piccola tragedia. Infatti sta scoppiando un casino in questa fabbrica. Chiamata fabbrica, forse non si chiama fabbrica, periferia se non sbaglio, non lo so, non, vabbè. Comunque abbiamo anche scoperto, da come ci è stato detto, che Jonah, ragazzi mi raccomando, guardate gli episodi precedenti, altrimenti non potete capire bene la storia. Ci è stato anche detto al capo della Trinità che Jonah è stato ucciso. Ma, secondo me no, impossibile. Jonah è uno di quelli troppo stimati da me, personalmente. Lui non può morire, secondo me. Però adesso è il momento di andare a continuare la nostra avventura. Let's go. Cardinal 2, ho agganciato il bersaglio. Parami in quattro posizioni, apriamo il fuoco. Era Madonna, era armato. Via. Raga, sta accadendo di tutto. Doppio jump. Sta accadendo di tutto e di più. Mamma mia. Siamo veloce. Ok. Di qua. Forza Lara. Merda. No, non vedo ce la fa. Meno male che è pieno d'acqua. A volte mi sento come se avessi l'obbligo di andare avanti anche solo per non perdere. Uno tsunami è in arrivo e questa sarà la prima di molte catastrofi. È colpa tua. Devo andare subito, sono l'unica che può. Sei l'unica a poter fare cosa. Raga, secondo me Lara si è un po' incazzata. Giusto un pochino. Non ha tutti i torti, anch'io avrei reagito così. Bellissima questa animazione. Thompson. L'arma è overpowered. Che dite di esplodere? Parla Rourke, sono stato richiamato a Ken. Winters, Croft è tutta tua. Andiamo, andiamo, raga. Campo base, qui Cardinal. Forse sono atterrati. Ok,
tutti. Raga, che casino. Lo sapevo. Non si perde la fiducia in Giona, raga. Non si perde. Mamma mia. Ehi. Tutto ok? Sto solo peggiorando le cose. Non è vero. Ehi, non è così. Possiamo farcela. Forza. Dove andiamo? Dobbiamo muoverci. Non lo so, Giona. Com'era l'indizio? Cuore di serpente, qualcosa... Il cuore del serpente si trova nella coppa tra molti volti di pietra. E di che tipo di coppa stiamo parlando? Una specie di calice? Un calice, non è proprio Maya. Aspetta. Non è Maya. L'indizio è stato lasciato da un missionario del XVII secolo, Andres Lopez, un gesuita. Il serpente nel calice è il simbolo di San Giovanni, un luogo sacro, cristiano. Ecco cos'è. Tipo una chiesa di San Juan. È un nome piuttosto comune. Saranno decine. Ma non raggiungibili a piedi da Paititi. Andiamo. La strada è di qua. Possiamo uscire e chiedere a qualcuno. D'accordo. Come farei senza di te? E si continua. Volti di pietra. Eccola lì, la chiesa di San Juan. Dividiamoci. Cercherò tracce di Lopez. Io chiederò in giro. Vediamo cosa scopro. La mia amica Sara è un'archeologa, ma
lavora qui vicino. Volete andare a chiederle se sa qualcosa del vostro enigma? Sarebbe fantastico. I volti di pietra sono sempre stati l'ossessione di Sara. La gente di solito viene a cercare tesori, ma non Sara. Lei cerca solo risposte. Siete amiche da molto tempo? Da quando eravamo bambine. Lei era la nerd, io marinavo la scuola e rubavo il camper di mia nonna. Ogni tanto riuscivo a convincerla a venire con me. Abby, puoi darmi una mano? È rotto! Aspetta, sei quella, Lara? Lara Croft! Allora, ti ho riconosciuta dalla foto. Come mai ti interessa questo posto? Sto seguendo un enigma. Il cuore del serpente è nella coppa tra i volti di pietra. I volti di pietra? Anch'io sono qui per quelli. Non voglio pestarti i piedi. È il serpente nella coppa che mi interessa. Beh, posso dirti che quei volti sono qui da almeno 400 anni. Secondo i documenti della biblioteca sono dei guardiani. La leggenda narra che sorvegliano una cripta segreta. Una cripta? Non siamo mai riusciti a trovarla. Come immaginerai, questa cosa fa impazzire i cercatori di tesori. Ma se la famigerata Lara Croft è in gamba come dicono... Beh, se dovessi trovarla potresti anche farmi un favore. Dovrei cominciare dalla biblioteca. Sì, si trova dalle parti del cimitero. È uno degli edifici più vecchi. Non dimenticarti di me se trovi qualcosa. Certamente, grazie. Molto bene. Allora, signori miei, io da qui... Che cos'è questo? Ah. Ok, vabbè, sono sfide così. Allora, io da qui vedo che posso fare una roba del genere. Non so a cosa serva, ma per il momento non mi interessa. Allora, ragazzoli miei, vedo che qui è un posto lootabile. Infatti siamo in una cittadella. Siamo tutt'altra parte. Mamma mia. Ah, ecco cos'era quel monte che avevo visto molto tempo fa. Poi c'è questo. Wow, wow, veramente molto molto grande. Ah, questa è la città segreta. Figo. Che cos'è? Testa del serpente 100%. Ah, ok, ci sono pure i punti della mappa dove uno può vedere quanto percentuale ha fatto. Va bene. Infatti, posizione sconosciuta, non ci siamo mai andati. Va bene. Dobbiamo andare qui. Lara, hai trovato nulla? L'amica di Abby ha parlato di una cripta vicino alla biblioteca. Ci vediamo lì. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Fa attenzione se vai al cimitero, signorina. Ci vive una strega a cui piace trasformare le persone in rane. Vedrò di stare attenta. Una donna ha fatto arrabbiare la strega e la strega l'ha fatta sparire. Ok, è una quest secondaria. Il duro lavoro tempra l'anima. La setta ha tenuto in piedi la missione grazie al duro lavoro per più di 400 anni. Angel de la Cruz e Truilos Serrano giunsero qui e si misero subito all'opera. Seguiamo ancora oggi la loro filosofia del lavoro come unico vero mezzo per avvicinarsi a Dio. Non mi parlare di filosofia, già mi basta quella che studi a scuola. Allora, vediamo cosa c'è qui. Missione di San Giovanni, un punto abilità. Nice. Io, ragazzuoli, do sempre un'occhiata. Anche perché mi sembra anche giusto che lo faccia. Vedi? Trovo molta roba. Il club dei miracoli. Questa parte dove si va? Ah, c'è un'altra bandiera. Ok. Siamo a 2 di 5. Non ci sta nient'altro. Adesso che cos'è? Frazione dei danni. È tipo una scuola questa. Un asilo. Ok.
un'altra bandiera totalmente a caso. Raga, io le cure le prendo volentieri. Che cos'è? Su questa pietra. Sono salito su questo tavolo. Ok. Beh, c'è molta gente qui. Però direi di procedere e andare avanti, raga. Quindi c'è una cripta qui nei dintorni? Una cripta segreta. Perché segreta? Ogni volta che c'entra Lopez c'è sempre qualche tranello. Hai ragione. E tu? Hai trovato qualcosa di interessante? Un opuscolo. 7 passi più vicini a Dio. Chissà, magari sarà utile. 7 passi più vicino a Dio. È strano che ci siano solo 7 stazioni. Deve essere basato su una tradizione più antica. Gesù solleva la croce. Cade la prima volta e incontra sua madre. Dopodiché Veronica gli deterge il volto prima che cada una seconda volta. Quindi viene crocifisso e infine sepolto. Potrebbe essere un indizio. Una biblioteca. Sembra un mausoleo. Vuol dire che ci siamo, no? John, sento qualcosa. Ci siamo quasi. Cerchiamo in giro altre tracce di Lopez. Queste robe sono state scritte dal fondatore della setta d'Axis. Un aerone. Un'eclissi. E sotto le sue ali troverai rifugio. Sotto le sue ali. Questa croce sembra provenire dal XVII secolo. L'avrà lasciata Lopez. Pieno, non ci sta nient'altro. John, questo libro descrive l'arrivo di uno straniero alla missione. Fu lui a fondare la setta dei sette. Forse era Lopez. È come sullo posto. Ci stiamo avvicinando. Dobbiamo cercare ancora. Thank you.
sono molte scritte nascoste. Il sole sarà oscurato e la luna non splenderà più. Jonah, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai il rifugio. Che significa? L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. Via Veritas. C'è un affresco intero qui. Vera Cruz, la vera croce. È quello che penso io. Lo scrigno d'argento. È inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Certo che c'è una croce, proprio lì davanti a noi. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave della Crucis? In qualche modo. Trovato niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Wow. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce. Stazione. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione. Ambulate dum lucem habens. Camminate. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Finché avete luce, così che l'oscurità non vi sorprenda. Ho un suggerimento. O una minaccia. Terza stazione. Gesù incontra sua madre. Non c'è niente qui. Thank you.
Ti tiro su via. Mamma mia, delle trappole. Meno male che era un po' arrugginito. Deve essere la quarta stazione. Già. Diamo un'occhiata a questi affreschi. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Guarda, c'era arrivato vicino, ma gli è andata male. Il tipo qui non ha fatto una bella fine. C'è una donna in questo. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Sembra che queste persone siano state torturate. Questa non era semplicemente una critica. Quella non era giusta, quell'altra, il tipo ha fatto una brutta fine, dovrebbe essere questa. Ce la farò. A quanto pare era quella giusta. A quinta stazione, Gesù cade una seconda volta. Lara, è quello che credo io. Di nuovo la Via Crucis. Mamma mia. Ma con le mummie. Non è blasfemo. Non è detto. Forse stavano rendendo. Ma salve, quanta gente qui. Oppure erano solo malati. Deve essere la sesta stazione. Devo usare la luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Sembra una chiesa. Questi sono in posa come monaci. Credo che questo fosse un luogo di culto per una setta segreta. Esatto. Ammetto che è la setta dell'Opuscolo. Disgustoso. Meno male che non c'è. Lo stanno portando. Farti contagiare da Lopez. Ha già causato abbastanza danni. Allora, ragazzi. Le ultime cose che accaddero a Gesù è quello che lo misero nella croce. Perché questo lo stavano mettendo sopra la croce e quindi dovrebbe essere questo. È successo qui. Lopez ha voluto che il suo discepolo lo murasse vivo e poi. Beck. Zero testimoni.
Lo scrigno di Ishe. Solo le mani di coloro che sono virtuosi potranno afferrare il destino dalle mie. Si riferisce a te. Ci ha condotti a questa ricerca assurda. Non abbiamo trovato neanche un indizio utile. Per tenere lontana la Trinità. E la gente di Paititi. Ormai l'aveva totalmente ossessionato. Quando mai che non c'è una trappola? Oh oh. Forza Lara. Lei dov'è? Non lo so. Io voglio solo lo scrigno. Fottiti! Allora non ci servi. Amaru! Fermi! Devi liberarlo. Se lo liberi, ti consegnerò lo scrigno. Lara, che cosa fai? Sono morte troppe persone. Purtroppo è vero. Tuo padre era in gamba. Me l'hanno strappato prima che potessi scoprirlo. Era mio amico. Ma era ossessionato, implacabile. Tu non lo conoscevi affatto. Si rifiutava di comprendere i rischi devastanti del suo lavoro. Doveva essere fermato. Tu l'hai fatto uccidere. Tuo padre alla fine avrebbe reso nota Paititi. Tutto ciò che amo, tutto quello per cui ho lottato, il mio mondo sarebbe stato distrutto. E il mio mondo invece? Andiamo, Lara. Sai bene che non è lo stesso. Lo è, se hai solo 9 anni. Non ero che una bambina. La posta era molto alta, non capisci? Parlo di un'intera civiltà, secoli e secoli di indipendenza, migliaia di vite. Non ho avuto scelta. C'è sempre una scelta.
Non è troppo tardi. Puoi onorare un Uratu e così ridare vita al sole. No. Pezzo di merda. La minaccia deve essere eliminata. Sei un vile, egoista, bastardo, assassino. E tu, Lara? Quante vite hai voluto spezzare? E per cercare che cosa? Attenzione, Lara, Jonah! Scappa! Fermatelo! Dai, Lara! Ragazzi, l'ho sempre detto, Jonah è un pazzo. Ha tutta la mia stima. La Trinità è venuta con molta gente. Era Rourke, quello appena passato. E credo che si comincerà a combattere. Ma lo faremo nel prossimo video. Ragazzuoli, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non voglio continuare per il momento, perché altrimenti, come al solito, il video verrebbe lungo e mi venite sotto il portone di casa. Ragazzuoli miei, grazie a tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto del video. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, lasciate un bel like sotto questi video se vi piacciono proprio le mie serie. Grazie di cuore a tutti coloro che lo faranno. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ragazzi, grazie mille a tutti per la visione e noi ci becchiamo con il 15° episodio di Shadow of the Tomb Raider. Vedremo cosa accadrà. Qui al vostro mono di quartiere, come al solito, è tutto. Bella!